oggi, come avete visto dalla nostra sigla, a linea diretta parliamo di salute e parliamo in particolare di ortopedia e traumatologia. Lo facciamo in compagnia del dottor Claudio Melchior, che è primario di ortopedia all'ospedale di Conegliano, quindi siamo nell'ambito dell'ULS 2. Buongiorno, certo, dottore. Buongiorno a tutti. Continuiamo questi nostri appuntamenti del venerdì proprio con gli specialisti dell'ULS 2 per cercare di dare anche delle risposte a quelli che possono essere casi che ci sottoponete voi da casa, interrogativi. Vi ricordo a questo proposito il numero a cui telefonare per porre delle domande al medico, che è come sempre lo 0422 42 79 07, quindi ricordatevi appunto questo numero per chiamare. Allora, dottor Melchior, primario abbiamo detto a Conegliano, l'ortopedia, che è una disciplina, diciamo una branchia della medicina, termine che usiamo spesso noi, magari anche volgarmente, in realtà ha delle specificità ben precise, che tra l'altro hanno la loro evoluzione anche con il passare dei tempi e delle tecniche, anche con l'evolversi delle tecniche che voi impiegate. Spieghiamo cos'è esattamente l'ortopedia. Certamente, la dizione corretta sarebbe ortopedia e traumatologia. E ortopedia in realtà significa bambino dritto, proprio dal greco, no? Ortopedos, giusto per fare un po' di etimologia della parola. Certo. Perché in effetti nell'antichità, insomma, l'ortopedico è sempre stato visto come colui che raddrizzava, diciamo, le deformità dello scheletro. Poi ovviamente c'è stata l'evoluzione nel corso della storia, fino a che l'ortopedia e traumatologia è diventata una disciplina, a mio avviso, molto affascinante. Io peraltro sono anche chirurgo generale, per cui mi sono approdato dopo un po' di chirurgia generale e mi ha affascinato. Perché? Perché è una disciplina della medicina e chirurgia molto ampia, talmente ampia e vasta che durante gli ultimi, diciamo così, 2-3 decenni siamo stati un po' costretti anche ad abbandonare certi campi che noi praticavamo con una buona insistenza, come per esempio le patologie della colonna, che sono diventate più appannaggio del neurochirurgo. Questo perché loro vi sono approdati un po' con la traumatologia della colonna vertebrale e poi pian piano, diciamo così, hanno spostato il loro interesse anche alle patologie degenerative della colonna, come l'ernia del disco, per esempio. Però, ha avuto degli sviluppi, diciamo, specifici. Sì, sì, certamente. Però noi collaboriamo anche con i neurochirurghi, ecco, diciamo che non è che l'abbiamo abbandonato, non ne vogliamo più sapere. È una diciamo così, una sinergia che a sua volta, diciamo così, ci permette di essere sempre stimolati. Ortopedia e traumatologia. Traumatologia, come dice la parola, significa che ci occupiamo di tutta la traumatologia, cioè tutta la parte delle fratture, dei danni muscolari e anche nervosi periferici a volte che possono interessare, diciamo così, l'individuo, no? Mentre la parte ortopedica è proprio la disciplina così, che tende a trattare le patologie degenerative, le deformità dello scheletro post fratture o congenite. Insomma, adesso il discorso sarebbe molto ampio, ma quindi, così per tra farlo virgolette, un po'... l'urgenza e la cronicità, diciamo, la distinzione tra certo. I due. La interrompo perché abbiamo già una telefonata. Pronto, buongiorno. Salve, buongiorno. Prego. Ascolti, io volevo chiedere, devo farmi la protesi al ginocchio. La domanda era, c'è qualcos'altro al posto della protesi, visto che ho paura a farla? Dottore, cosa dobbiamo chiedere? Qual è la problematica della signora, magari? Certamente, sì. Come è approdata una proposta di questo tipo? È l'ortopedico, come l'ha detto. Per cosa, signora? Di cosa soffre il ginocchio? È un'artrosi, cioè praticamente non ho più cartilagine, non ho più menischi, non ho più niente. Abbiamo capito. Signora, per curiosità, lei come si chiama e da dove chiama? Mi chiamo Mara Giubini e telefono da Belluno. Gentilissima. Proviamo a rispondere, dottore, o ci servono altre informazioni? Beh, diciamo una prima risposta si può anche dare. Allora, guardi signora, adesso io non conosco tutto il suo caso, la sua storia, e neanche la sua età, insomma. Però ho 67 anni. Ecco, va bene, come età ci sta. Allora, le spiego questo. La protesi, che sia del ginocchio, dell'anca, della spalla, di qualsiasi articolazione, cioè tutte le protesi sono nate innanzitutto per togliere il dolore. Diciamo che sono degli interventi in un certo senso palliativi, perché tolgono il dolore dovuto alla deambulazione o al movimento articolare
e permettono anche di recuperare una parte della funzione. Ovviamente negli anni, nei decenni diciamo, in cui gli studi hanno permesso di produrre delle protesi molto più anatomiche, che riproducono molto il movimento articolare, abbiamo delle protesi più performanti, cosiddette, cioè che ci permettono anche di avere una buona motilità, una buona articolarità. Però il primo obiettivo è quello di togliere il dolore che si ha alla deambulazione o al movimento della spalla, se può essere la spalla o altro. Per cui quello che io le chiederei è se lei è andata dall'ortopedico perché ha dolore, perché le fa molto male, ha riposo durante il cammino. No, perché mi fa male. E poi è anche abbastanza degenerato, è diventato più grosso. Io poi se con un po' di trucchi, tipo cicletta, un po' di qua, un po' di là, riesco a levare il dolore, però mi diceva che andando avanti, cioè era veramente, diventa penoso, non cioè faccio proprio fatica a camminare. E io volevo sapere se c'era qualcos'altro, perché ho una fifa boia di farmi fare quella roba là, insomma. Beh, posso rispondere? Prego. Sì, è comprensibile questo, signora, perché è un intervento importante. Prima di tutto il paziente deve essere motivato. Se non è motivato è meglio che ci pensi, perché non è una cosa di urgenza, per cui ci può pensare comodamente, anche se ritarda di qualche mese, non succede nulla, anche di un anno. Ovviamente, temporaneamente ci sono delle cose, trattamenti così che possono ridurre il dolore, ecco, come a volte la terapia anche infiltrativa, la fisioterapia, l'acido ialuronico, ci sono tante, però sono tutte cose, diciamo così, temporanee che possono far star meglio per un periodo breve. Le chiedo l'ultima cosa, a me hanno fatto l'acido ialuronico, però mi hanno fatto talmente male a mettermelo dentro che io mi chiedo se si sono sbagliati oppure se deve far così male. Adesso gli acidi ialuronici sono così, diciamo, molto evoluti, per cui siamo passati ad acidi ialuronici che hanno un peso molecolare molto alto, cioè sostanzialmente sono più densi, sono un po' come l'olio nel motore. Una volta l'olio si cambiava ogni 10.000 km, adesso si può fare anche 30, anche 40.000, perché essendo più densi, avendo un peso molecolare maggiore, cioè pesano di più, hanno più resistenza all'attrito. Ecco, per cui gli acidi ialuronici che hanno queste caratteristiche, e credo che anche a lei sia stato iniettato diciamo un acido di questo tipo, possono dare all'inizio una infiammazione del ginocchio, non in tutti i casi, in qualche paziente... No, ma faceva male a metterlo dentro. Ma può essere, signora, può fare, no. Ecco, sì, no. Si può capitare, poi pian pianino migliora, dopo si tratta di capire se lei ha avuto beneficio, tutto qua. No. Io la ringrazio, è stato gentilissimo. Prego, signora. Grazie a lei, signora, grazie. Insomma, ecco, è un campo vastissimo, ce ne stiamo già rendendo conto dalle telefonate. Ecco, dicevamo, per cui questi due rami, l'urgenza, diciamo, e la cronicità, tra l'altro cronicità che immagino in una popolazione che invecchia progressivamente abbia un peso sempre maggiore. Certamente, perché l'età media è sempre più alta e ovviamente la macchina umana si deteriora, si consuma sostanzialmente. Poi è ovvio che non è dovuto solo all'età, tante patologie degenerative sono proprio dovute, per esempio adesso parlando dell'anca, insomma, ma anche del ginocchio, sono dovute proprio a delle displasie dell'articolazione, cioè, per essere proprio più semplici, dei difetti di formazione della testa del femore, per esempio, o dell'asse del ginocchio. Questo è dovuto a motivi congeniti, a conformazioni dell'individuo, che nascono, diciamo così, con determinate predisposizioni, perché la genetica ha un ruolo fondamentale. Per cui durante la vita queste displasie, queste piccole deformità possono a loro volta usurare l'articolazione. Una volta si parlava solamente all'artrosi dell'anca, in realtà si è visto
che ci sono delle condizioni predisponenti all'artrosi, che portano proprio all'artrosi, anche in soggetti molto giovani. Ma conoscendole, diciamo, c'è modo di conoscerle a monte e di fare qualcosa nel corso della vita per evitare conseguenze gravi? Certamente, c'è modo di conoscerle, di fare, diciamo, una diagnosi precoce, a volte anche con studi radiografici, diciamo, molto semplici, e sono soggetti che possono essere trattati chirurgicamente in età giovane, e possono, diciamo così, stare bene per molti molti anni, senza bisogno di ricorrere a una sostituzione protesica in età giovanile. Ecco, ma quali sono le avvisaglie magari che possono mettere sul chi va là, chi ha queste certo, problematiche? Perché sostanzialmente il paziente comincia a lamentare dei disturbi articolari durante il movimento, o certi movimenti, soprattutto sono giovani sportivi, per esempio, per cui hanno esigenze funzionali abbastanza alte, cominciano a lamentare dei dolori articolari o soprattutto nelle, diciamo così, flessioni o rotazioni estreme. Ecco, questo li porta solitamente a farsi valutare. Di solito anche con semplici radiogrammi si riesce a capire se, per esempio, parlando dell'anca adesso, perché così è forse più semplice, si riesce a capire se la testa del femore è ben centrata, è ben contenuta nella sua cavità ossea, che è l'acetabolo, e da questo si può così fare un programma terapeutico, se necessario ovviamente. Ecco, per quanto riguarda appunto l'ortopedia, lei ha citato l'anca, il ginocchio, quali sono, ecco, le patologie degenerative che colpiscono maggiormente e che voi trattate maggiormente? Quando si parla di patologie degenerative delle articolazioni, noi parliamo dell'artrosi sostanzialmente, cioè che è l'usura dell'articolazione, soprattutto delle cartilagini articolari, con deformità dei capi ossei. Solitamente il paziente viene da noi perché ha dolore, lamenta dolore più che un'impotenza della funzione. Poi ovviamente secondariamente arriva questa, legata più che altro al dolore. Allora, in questi casi ovviamente bisogna sempre fare delle considerazioni un po' generali, perché noi non è che operiamo un'articolazione, operiamo una persona che ha un'articolazione che è danneggiata o usurata, insomma, diciamo. E per cui in base all'età, in base al sesso, in base alle caratteristiche fisiche, costituzionali, di salute anche, adesso diciamo così che la biomeccanica, insomma, propone delle soluzioni un po' abbastanza, diciamo, personalizzate, ma volendo si possono addirittura personalizzare le protesi, cioè costruirle proprio ad personam in alcuni casi. I costi sono ancora un po' alti, però ci sono dei casi particolari, non so, supponiamo una persona di statura molto bassa, che le protesi normali, diciamo, non possono andare bene e si possono, diciamo, customizzare proprio. E quindi è questa la strada verso cui questo sarà il futuro, questo sarà sicuramente il futuro. Dottore, aspetti che abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Chi parla? Volevo parlare col professore. Proprio avevo questo, è un pensiero che ho, diciamo, da abbastanza tempo, perché volevo sapere che differenza che c'è tra il traumatologo e l'ortopedico. Beh, ne abbiamo provato ad accennare perché, prima, ma magari... Perché io ho un problema, causa una caduta, all'indietro ho avuto un trauma allo sterno. Mi sente? Sì, sì, la sentiamo bene, signora. Sì, ha avuto un trauma allo sterno, praticamente è successo 10 anni fa, sì, che sono stata operata e intanto prendevo le carte per andare a Padova a fare la terapia, mi sono seduta su una sedia e non mi sono accorta che era senza seduta. Praticamente sono andata indietro con la testa, mi sono trovata dentro la sedia e ho fatto un trauma, un grande alla testa e un'insaccata allo sterno. Io sentivo dei dolori, ma ho detto sarà l'intervento, perché mi è stata tolta completamente la tiroide. E poi ho passato nel tempo, ho cominciato a sentire dei dolori nello sterno sempre più forti.
forti, anche se portavo un minimo peso in qualsiasi cosa, e ho visto nel periodo, nei 10 anni, sempre peggio. A Mestre mi hanno fatto, un professore mi ha fatto l'ago aspirato e ha visto che praticamente lo sterno, io le ossa dello sterno sono vuote, sono secche. Che non c'è linfa, non c'è niente. E adesso continuo a prendere cortisone, antidolorifici, ma è sempre peggio perché mi sento le spalle, le braccia, la parte davanti, e la sera vado a letto col ghiaccio per riuscire a dormire, per non prendere sempre antidolorifici, insomma. Dottore. E non so cosa fare, allora avevo sentito il discorso del traumatologo, che ho detto probabilmente sarà una branca che non è tanto conosciuta, che magari è per quelli che hanno, non so, avuto incidenti o cose del genere. Adesso e io volevo risolvere, perché ho 65 anni, non è che ne ho, e ho dei dolori tremendi, se porto un minimo peso, una borsa, ho dei dolori terrificanti. Certo, signora, sentiamo il medico cosa ci dice. Se ho allungato, no, tranquilla, tranquilla signora, sentiamo la risposta. Beh, intanto dico questo, che anche se può sembrare strano, ma non tutte le ossa sono di competenza dell'ortopedico. Per cui, come le ossa della testa sono di competenza del neurochirurgo, lo sterno, come le coste, sono di competenza del chirurgo generale o toracico. Per cui non è un osso che noi trattiamo. Noi trattiamo le articolazioni tra sterno e clavicole, ma lo sterno non è un osso di nostra competenza. Però, così, no, per rispondere un pochino alla signora, io credo che, da quello che ho ascoltato, mi pare che abbia problemi, cioè, un po' che vanno oltre il semplice trauma che ha avuto allo sterno. Perché se lei ha fatto un ago aspirato midollare, presumo che ci fossero dei sospetti ben diversi di natura ematologica, per cui non vorrei che ci fosse stata fatta una diagnosi, insomma, più di natura ematologica, che non c'entra nulla con la parte ossea, insomma, perché lo sterno è un osso che viene, diciamo così, campionato proprio nello studio delle malattie del sangue. E poi il fatto che abbia tutta questa serie di dolori, se porta pesi eccetera, potrebbe essere che abbia un'artrosi delle articolazioni tra sterno e clavicola, dette articolazioni sterno-claveari, oppure tra clavicola e scapola, perché insomma un trauma che coinvolge, diciamo così, lo sterno può diramarsi anche al cingolo scapolare, cioè a tutta la parte dell'arto superiore. Ecco, credo che così, insomma, mi risulta, cioè, se è limitata solo allo sterno mi parerebbe troppo poco, ecco. Credo che sia una cosa un po' più complessa, che negli anni si è evoluta, ecco. Ok, comunque il consiglio alla signora è eventualmente quello di sentire il parere di un chirurgo generale. Cioè, lo sterno è un osso proprio della gabbia toracica. La gabbia toracica è di competenza del chirurgo toracico. Certamente. Ok, torniamo appunto al discorso che stavamo facendo sulle cronicità invece delle patologie degenerative. Abbiamo parlato dell'anca, così un po' a volo, sì, diciamo, ecco, di cos'altro possiamo parlare? Anche della mano e delle spalle, dottore? Sì, sì, beh, certo, dicevo che l'ortopedia, sì, ecco, volevo solo fare un piccolo appunto sul fatto del traumatologo. Sì. Cioè, la specializzazione è in ortopedia traumatologia, cioè entrambe le branche fanno parte di un'unica disciplina. Ed è anche giusto che sia così, nel senso che comunque per fare una buona traumatologia bisogna conoscere bene l'osso, bisogna conoscere bene le articolazioni, tutto ciò che vi sta attaccato o che vi passa vicino, e per fare bene trattare le patologie degenerative, una buona ortopedia, bisogna comunque conoscere bene lo scheletro. Di conseguenza non possono essere due cose separate. Poi certo, magari c'è chi si dedica più a una cosa più all'altra, insomma, però diciamo fanno parte della stessa disciplina, per cui solitamente, almeno negli ospedali pubblici, il traumatologo è un ortopedico, fa entrambe le cose. Poi c'è chi si dedica più all'artroscopia, c'è chi si dedica più alla protesica dell'anca, del ginocchio, alla chirurgia della mano, però in sostanza l'ortopedico è anche traumatologo.
Perfetto. Allora, mano e spalla, quali sono le patologie che le affliggono principalmente? Spesso sentiamo parlare i nostri familiari, i nostri amici, insomma, di un intervento alla mano, al polso, ecco. Beh, certo, beh, guardi, allora, dicevo all'inizio che la disciplina è veramente affascinante. È vastissima. Sì, è affascinante, è vastissima. La chirurgia della mano ha avuto negli ultimi 30 anni degli sviluppi enormi, e anche, diciamo così, con l'apporto della microchirurgia, per cui è diventata, si sono approfonditi tantissimo gli studi, tant'è che al giorno d'oggi certe patologie che in passato venivano così trattate in maniera, ora diremmo superficiale, invece adesso proprio costituiscono delle parti veramente approfondite, insomma, certo. A cui si riescono proprio per questo a dare delle risposte, delle ottime risposte con dei recuperi funzionali notevoli per i pazienti, per cui la chirurgia della mano, pur essendo un organo, diciamo così, che a noi sembra piccolo, però consideriamo che la mano è il diretto prolungamento del cervello, ecco, sì. Per cui bisogna vederla in quest'ottica, per cui noi con la mano facciamo tutto. Oltre alle attività manuali, noi con la mano parliamo, ci esprimiamo, accarezziamo, trasmettiamo il nostro affetto, per cui la mano è un organo che ha un fascino enorme, cioè forse è l'organo che ha il maggior fascino nel nostro corpo. Mi piace questo punto di vista e anche le sottolineature del dottore. Abbiamo un'altra telefonata, però dottore, riprova evidentemente che la tematica è vasta e molto interessante. Pronto, buongiorno, chi è? Sì, buongiorno, parla Gina da Venezia. Buongiorno signora, ci dica. Senta, niente, appunto volevo sentire il professore. Io ho una rizoartrosi a tutte e due le mani. Ecco. E con dolori, pollice, polso, arriva a gomito anche fino alla spalla. E volevo sapere se ci sono cure. E cade proprio... per questa nel patologia. Nel momento giusto questa sua domanda, grazie signora. Sì, in sì. Più anche la luce valgo e col dito a martello a tutti e due i piedi. Mamma mia. Sì. Grazie signora, proviamo a rispondere. Beh, mi fa piacere questa domanda. Beh, io sono un appassionato di chirurgia della mano perché... me ne occupo dal 91, per cui ho anche lavorato in chirurgia della mano, per cui sì, diciamo che... è un argomento che conosco bene, ho sempre aggiornato, mantenuto o approfondito, insomma. Certo. E no, mi ha fatto piacere la domanda perché la signora ha detto che lei ha la rizoartrosi, che la rizoartrosi sarebbe la patologia degenerativa dell'articolazione che sta alla base del pollice, no? Con questo, perché rizos vuol dire dal greco radice. E allora è la patologia degenerativa della radice del pollice, cioè sostanzialmente in questa zona del pollice. Ovviamente, siccome il pollice è un dito che entra in azione in tutti i movimenti che fa la mano, perché è il dito che si oppone alle altre, è quello che ci è quello che ci permette di svolgere tutte le azioni della nostra vita. Senza il pollice in opposizione noi non potremo farle. Cioè, tant'è che si pensa se l'uomo è intelligente perché ha il pollice o ha il pollice perché è intelligente. Questa è una domanda che non ha ancora una risposta, insomma, però nell'evoluzione il nostro pollice si è ruotato e si è differenziato. La domanda che potrebbe sembrare banale invece è interessante, perché la signora dice che poi l'irradiazione dolorosa va verso il gomito, verso la spalla, cioè interessa tutto l'arto superiore. Ecco, noi non dobbiamo limitarci a guardare un'articolazione, un dito, il polso, cioè, noi sappiamo che è tutto collegato, per cui il fatto che il disturbo si possa così, diciamo, irradiare è normalissimo, perché se un'articolazione così importante come la trapezio metacarpale, che sta alla base del pollice, non lavora e non funziona bene, l'arto è costretto a trovare una soluzione alternativa, perché noi ci adattiamo, no? Per cui è costretto a trovare una soluzione alternativa, cioè per cui sforzando il gomito, sforzando la spalla, e allora queste articolazioni sono costrette a non lavorare bene. Dunque, le soluzioni ci sono, la rizoartrosi si cura operandola, ovviamente, cioè nelle fasi ultime, nelle fasi, questo lo si può, diciamo, evincere da una semplice radiografia,
dalla storia clinica del paziente, da quello che ci racconta lui, dalle radiografie, consideriamo un po' l'età, le esigenze funzionali che ci sono, anche perché sono anche queste, o dei limiti di funzione che una persona ha, e si può, diciamo così, impostare un programma terapeutico. Nelle fasi iniziali si possono effettuare trattamenti fisiatrici, antidolorifici locali, anche infiltrativi, perché a volte un trattamento antinfiammatorio locale può dare beneficio e il paziente tira avanti per lungo tempo. Nelle fasi, diciamo, più avanzate, in cui i trattamenti medici o fisiatrici non hanno beneficio, si opta per la chirurgia. Qui ci sono tantissime soluzioni, anch'io ne ho adottate negli anni diverse, però diciamo adesso così siamo tornati su vecchi interventi che erano quelli che ci davano i risultati migliori, che sono interventi di artroplastica in sospensione, diciamo, vengono chiamati, sono termini un po' tecnici, ecco. Però si possono anche mettere le protesi, eccetera. Ma diciamo che ci sono tantissime soluzioni, c'è la possibilità e danno degli ottimi risultati nella rizoartrosi. Benissimo, ecco, la mano, quindi sono tante le problematiche che le possono interessare, corretto? Sì, certissimo. Beh, guardi, per esempio, adesso per dire una cosa che può sembrare semplice, però guardi, io non... A me non piace mai dire che una cosa è banale, cioè in medicina e chirurgia niente è banale, si può dire che una cosa è di piccolo impegno per il paziente, uno deve sostenere una terapia o un intervento che risulta, diciamo, breve, non è di un piccolo impegno, è una cosa veloce, ma dire che è banale è un errore che noi facciamo, perché innanzitutto, anche se il paziente ha dolore a un dito, per lui quella è la cosa più importante che ha in quel momento. Per cui, cioè, già per lui è una cosa importante. Sì. Noi non la possiamo banalizzare. Noi quello che dobbiamo fare è caricarci le sue ansie, le sue preoccupazioni e tranquillizzarlo, cercando ovviamente di fare una diagnosi corretta e proporre la terapia migliore per quel paziente. Perché non è che tutte le terapie che proponiamo vanno bene per tutti. Per cui bisogna un po' adattarle. Pensiamo alla sindrome del tunnel carpale, che è una cosa diffusissima, no? Ecco, ovviamente è la compressione del nervo mediano al polso. Il tunnel carpale è il canale del polso. Questa è molto diffusa, però c'è una predisposizione congenita, cioè c'è un canale congenitamente più piccolo, che non significa che non è normale, è normalissimo, però è come avere un vestito a misura e invece avere un vestito più comodo, è la stessa cosa. Può succedere che durante la vita i tendini si ingrossino un po' e il nervo, che è l'organo, diciamo, più nobile, che passa lì in mezzo, venga compresso. Allora lui va in ischemia, il sangue non gli arriva a sufficienza perché ha una compressione, perché aumenta la pressione all'interno del canale del polso, e lui ci dà questi disturbi che noi le chiamiamo parestesie, che però il paziente dice che ha la mano informicata, la sente mattonita, lo dicono così, no? Un po' in dialetto, ecco. Cioè di notte in particolare. Sì. Perché di notte? Perché noi di notte dormiamo col gomito piegato e allora il sangue fa un po' più fatica a tornare verso il cuore. Sì, certo, è normale questo, no? Però questo comporta un aumento della pressione a livello del canale del polso. E allora di notte, soprattutto nelle prime ore del mattino, poco prima di alzarci, noi ci tiriamo su con una mano completamente addormentata. Nelle fasi iniziali in cui la sindrome è irritativa, si ha proprio dolore, che si può irradiare su, oltre dal gomito, su anche fino alla spalla. Questa è la sindrome del tunnel carpale, che è una cosa, diciamo, frequentissima. Si risolve nelle fasi iniziali, si possono anche trattare in modo conservativo, cioè senza intervenire chirurgicamente, con la fisioterapia, con una terapia infiltrativa, si può provare un po' di tutto, anche con la terapia medica. Le fasi che sono più avanzate, questo ci aiuta anche un esame che si chiama elettromiografia, che va fatto per così completare la diagnosi, che fondamentalmente è clinica, però l'elettromiografia è un esame strumentale che è necessario avere. Poi si può risolvere il problema col trattamento chirurgico. Il trattamento chirurgico può essere effettuato in tanti modi, diciamo. No? È comunque un intervento che si fa in anestesia locale, ambulatoriamente, ormai il paziente si ferma un paio d'ore in ospedale, 2 o 3 ore, fa l'intervento e poi va a casa. Però c'è un però anche qua, no? Per dire che non è un è un piccolo intervento, si fa in anestesia locale, è una cosa breve, eccetera, ma non è un intervento banale.
Innanzitutto, vabbè, lo fanno quelli che lo sanno fare, insomma, questo non è il problema, il pericolo, diciamo, non è questo. Ma siccome noi apriamo il canale del polso è un canale chiuso, noi lo apriamo per scaricare la pressione sul nervo. Allora, uno, la prima cosa mi dice, vabbè, ma se prima era aperto, adesso sì, prima era chiuso, adesso è aperto, è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa, perché il legamento trasverso del polso, del carpo, insomma, del polso che noi tagliamo per aprire il canale, serve, perché è una puleggia di riflessione, cioè cosa vuol dire? È un legamento che serve a dare forza alla mano. Quando noi lo tagliamo, ovviamente la mano temporaneamente perde un po' di forza, la recupera pian piano nel tempo, però per questo noi chiediamo ai pazienti di avere un po' di rispetto, insomma, per loro, anche di non fare sforzi, soprattutto nel primo mese, di non pensare di avere fatto una cosa da niente, nel senso che i disturbi notturni spariscono già dalla prima notte, solitamente quasi tutto va via, però possono rimanere un po' di formiche, diciamo, sulle punte, un po' di dolore al polso dove c'è stata l'incisione chirurgica, dovuta proprio a questo fatto, per cui niente è banale, ecco. Tutte le cose sono, e ci sono anche le complicanze poi. Sì, ecco, come in tutti gli interventi, questo come bisogna sempre interventi. Ricordarlo. Complicanze che sono anche documentate in una certa percentuale, magari piccola, però esistono. Ecco, e mentre, visto che manca poco tempo, facciamo magari un accenno a un'altra patologia che citava la signora che ci ha chiamato prima, che è quella dell'alluce valgo, che certo. È un'altra molto diffusa. Sì, anche le possibilità di soluzione ci sono. Per l'alluce valgo le soluzioni sono chirurgiche, ovviamente. Anche qui gli studi, diciamo così, hanno portato a soluzioni molto più veloci, diciamo, anche nel recupero, perché adesso l'alluce valgo può essere trattato anche con delle vie mini invasive, cioè con delle incisioni piccolissime, utilizzando delle frese per tagliare, perché l'osso ovviamente va tagliato per correggerlo, perché l'alluce valgo, e anche questa è una patologia degenerativa che tende, il piede tende ad allargarsi, c'è una predisposizione congenita a questo, no? C'è proprio ereditarietà, e di conseguenza noi lo riportiamo, lo correggiamo, però un po' di spinta genetica, cioè un pochino di così di recidiva ci può sempre stare, ecco, non è perché l'intervento non è stato eseguito bene, è proprio perché l'alluce valgo è una patologia, sì, è ereditario, cioè è congenito. Però adesso con gli interventi, diciamo, mini invasivi, il paziente ha la possibilità anche di, si fa anche in anestesia periferica, locale, diciamo, alla caviglia, e di recuperare in tempi, diciamo così, più brevi rispetto al passato, quando invece si utilizzavano interventi più maggiormente invasivi. Senta, ma dottore, ma velocemente, l'alluce valgo, ecco, c'è questa predisposizione, ma c'è qualcosa nei nostri comportamenti che può accelerare questa degenerazione? Guardi, l'alluce valgo esisteva anche ai tempi degli egiziani, in cui, diciamo, non portavano le calzature, scarpe, ecco, sì. Perché sì, un po' è stata data la colpa anche alle calzature. In realtà c'è una predisposizione a questo. Ovviamente scarpe molto molto strette possono un po' peggiorarlo, ma non è che sono la causa. La causa, sono una concausa, cioè possono contribuire soprattutto al dolore, ma non è che si risolve il problema cambiando il tipo di calzatura. Anche chi cammina scalzo può avere l'alluce valgo, perché è un problema proprio ereditario. Benissimo, per cui insomma dobbiamo farcene un po' una ragione. Però si tratta, cioè si può, esatto, trattare, ci sono le soluzioni, ecco, per tutti i pazienti. Benissimo, beh, insomma, abbiamo avuto la dimostrazione che potremmo parlare a lungo, davvero a lungo, di tutte le patologie. Facciamo conto che la traumatologia praticamente non l'abbiamo neanche sfiorata, sì, esatto. Per cui insomma speriamo di avere ancora ospite presto il dottor Claudio Melchior, che ricordo è il primario di ortopedia all'ospedale di Conegliano. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Io ringrazio gli spettatori di Linea Diretta, naturalmente ricordo appunto l'appuntamento del venerdì con la puntata dedicata alla salute. Una buona giornata a tutti e grazie ancora. Arrivederci.